Andiamo avanti con la nostra diretta e la prossima azienda è la Cima, che è un'azienda leader nel cash handling. E Pernuccio ci parlerà oggi dell'azienda il dottor Abbottoni. Quindi grazie se può già condividere il suo schermo. Buon pomeriggio a tutti. Mi presento, io sono Fabio Bottoni, sono il responsabile del reparto di progettazione software di Cima SPA. Ok, vedete la presentazione in condivisione? Ancora no, ma vediamo se. Eccoci qua. Adesso Oh, ok, perfetto. la vediamo, Eccoci qua. grazie. E oggi vi presento Cima SPA. Come vi è stato anticipato, Cima è un'azienda che si occupa di progettazione e sviluppo di dispositivi per la gestione del contante. Quindi parliamo di dispositivi atti a vari scopi che si vanno a collocare in diversi settori che vanno da l'ambito bancario ha l'ambito definito retail e grande distribuzione, e hanno lo scopo di ottimizzare e mettere in sicurezza i processi di gestione del contante. L'azienda fonda le sue radici nel 1955, ma ha cominciato a occuparsi di cash handling dai primi anni 90, quando si sono sviluppati i primi contatti con le banche italiane per sviluppare i primi cosiddetti riciclatori di contante, ovvero le prime macchine da cassiere che aiutano il cassiere a gestire il contante, tenerlo in sicurezza e ottimizzare i propri processi. Ad oggi Cima conta un organico di poco più di 120 persone. Però la nota importante è che 35 di questi, quindi una percentuale prossima al 30%, è investita in ricerca e sviluppo. L'azienda è un'azienda italiana di medie dimensioni, ma comunque ha un'ampia diffusione globale grazie a una rete di oltre 50 distributori distribuiti nei diversi continenti che hanno il compito di rivendere e fornire assistenza sui prodotti di Cima. E al contempo contiamo un indotto di altrettante 120 persone che si occupano di gestire gli assemblaggi della componentistica e aiutare la nostra catena produttiva. Il nostro obiettivo aziendale è quello di continuare a fornire sul mercato una linea di prodotti di cash handling che continui a portare innovazione sul mercato. Quindi parliamo di una continua evoluzione del prodotto, questo perché Cima si trova a confrontarsi con diverse tipologie di concorrenti che sono anche multinazionali con decine di migliaia di dipendenti. A questo punto la forza della nostra azienda di dimensioni medie è quello di continuare a portare un elevato livello di innovatività e consegnare al mercato soluzioni in tempi più rapidi di quelli che possono essere quelli di una grossa multinazionale. A livello di distribuzione globale, come vi dicevo, noi abbiamo una sede principale in Italia che si trova a Mirandola in provincia di Modena, e una sede commerciale a Houston in Texas. Dopodiché, dislocati nei diversi continenti, abbiamo questa rete di distributori globali che si va a collocare nei diversi paesi che vanno dal Sud America, Canada, Stati Uniti, ovviamente tutta l'Europa, fino a Australia e sud-est asiatico. Oggi, per darvi un'idea della percentuale di attività in Italia e all'estero, circa l'80% del fatturato di Cima, viene rappresentato dal mercato estero.
Per darvi un'idea un po' più concreta della tipologia di prodotti che progetta e sviluppa Cima, possiamo fare una rapida carrellata su diversi tipi di soluzione. Cima fornisce soluzioni per la gestione di banconote, per la gestione di monete, che spesso lavorano combinati, fino a tutto l'intorno di soluzioni software che vanno a ruotare intorno al mondo di questi dispositivi. Per darvi un'idea un po' più concreta dell'ambito di applicazione di questi dispositivi, parliamo di macchine da cassiere che si trovano nella filiera bancaria, fino a macchine definite ATM, quindi simil bancomat, però con funzioni evolute, quindi utilizzabili dalla clientela finale, fino a soluzioni da deposito utilizzate nell'ambito retail grande distribuzione per ricevere a credito in tempo reale dei depositi. Questo ha ampio utilizzo nei piccoli negozianti che non vogliono portare in banca di persona il contante, fino a soluzioni molto più voluminose che vanno a gestire completamente il back office di un supermercato. Quindi molto semplicemente sono le macchine che vanno a preparare il cassetto di inizio turno delle diverse cassiere che trovate in linea nei supermercati, piuttosto che preparare quello che è il contenuto delle macchine che trovate sulla linea casse per il self-checkout. A livello di mercati di riferimento possiamo distinguere diverse aree. C'è l'ambito bancario, da cui nasce l'esperienza di Cima. Dopodiché passiamo all'ambito retail grande distribuzione. L'ambito di retail grande distribuzione è molto ampio perché ha diverse categorie di clienti. Passiamo, come dicevo, da clienti che optano per soluzioni di solo deposito, quindi gestire un servizio completo di accredito valuto in tempo reale, fino a diverse categorie di clienti che hanno invece l'obiettivo di ottimizzare i processi di gestione. Parliamo di aziende di trasporti, parliamo di supermercati. L'obiettivo di ottimizzare i processi interni di gestione del contante è molto importante, perché comunque gestire il denaro ha un costo, trasportare il denaro ha un costo, e investire in automazione è estremamente importante sia in mercati definiti cash intensive, quindi con elevati volumi di contanti come possono essere il Sud America o gli Stati Uniti, che in mercati del Nord Europa, dove abbiamo un oltre 70% di pagato in formato elettronico, dove riducendosi il volume di contante al contempo aumentano i costi di gestione, quindi aumentare l'automazione ha un vantaggio per il cliente. Per farvi alcuni esempi dei settori di interesse, abbiamo diverse referenze nell'ambito dei supermercati, della grande distribuzione, dei trasporti, mercato della ristorazione, fino a catene di abbigliamento. Diciamo che le categorie di clienti sono molto varie. Dal punto di vista dell'azienda possiamo contare un'età media molto bassa, parliamo di un'età media di 37 anni, questo perché Cima porta avanti un continuo investimento in nuove risorse, in risorse giovani, questo perché crediamo che portare in azienda risorse giovani permetta di portare in azienda anche nuove idee e nuovi punti di vista per aumentare il nostro focus sull'innovatività del prodotto. Al contempo Cima porta grossi investimenti anche su quelle che sono le strumentazioni tecnologiche a servizio della ricerca e sviluppo, per cui abbiamo delle strumentazioni che vanno ad aiutare il nostro lavoro di ricerca, che al di là di software, strumentazioni di test, di collaudo, vanno a coprire anche vere e proprie camere climatiche. Noi abbiamo la camera climatica più grossa a livello di dimensioni della regione. Questo è molto importante per poter provare le diverse condizioni di clima, pressione, umidità che si trovano in giro per il mondo prima di consegnare una macchina che può andare in Perù a 4.000 metri di altezza piuttosto che in Brasile ai margini della foresta amazzonica. E questo ci permette di prevedere quello che sarà il comportamento e l'invecchiamento del prodotto prima di consegnarlo al cliente.
abbiamo anche una serie di strumentazioni che ci permettono di testare la pre-compliance elettromagnetica dei prodotti. Questo è molto importante per rispettare le certificazioni che ci vengono chieste nei diversi mercati. Come vi anticipavo, il nostro vero punto di forza è la ricerca e sviluppo, quindi questa continua ricerca di innovatività. Per darvi un'idea dei nostri processi aziendali e come vengono distribuite le attività all'interno di CIMA e cosa viene gestito all'interno e all'esterno, noi abbiamo un processo di ideazione del prodotto che parte dai feedback commerciali, per cui partono le idee che si vanno a concretizzare in dei progetti che portano alla realizzazione dei primi prototipi. Una volta che un prodotto entra nel ciclo produttivo di CIMA, noi teniamo in ingresso un controllo di qualità dei materiali che poi vengono forniti a degli assemblatori esterni. Trovandoci nella realtà della provincia di Modena, possiamo contare un ottimo indotto coinvolto nell'assemblaggio di meccanica di precisione. Dopodiché i macro assemblati vengono portati all'interno dell'azienda per comporre il prodotto finale e effettuare il controllo di qualità finale prima della consegna al cliente. Questo processo ci permette di tenere all'interno dell'azienda, seppur di dimensioni compatte, quelle che sono le attività chiave per l'azienda, ovvero la progettazione, ricerca e sviluppo e il controllo della qualità in uscita del prodotto. Ovviamente confrontandosi con anche aziende che possono portare la produzione in Cina, avendo il 100% del prodotto assemblato in Italia, per noi è importante differenziarci fornendo un elevato livello qualitativo del prodotto. Dal punto di vista della ricerca e sviluppo posso dire che copriamo veramente un ambito multidisciplinare. Diciamo che la ricerca e sviluppo è divisa principalmente in quattro settori che comunque collaborano in maniera molto stretta. Partiamo da un dipartimento di progettazione meccanica, dove vengono progettate e sviluppate le macchine al CAD, un dipartimento di progettazione elettronica e dei sensori di validazione delle banconote e delle monete, per cui all'interno di questo reparto vengono progettate le schede elettroniche e tutta la sensoristica necessaria a validare il fatto che una banconota sia un vero oppure un falso. Un reparto di progettazione firmware che si occupa di sviluppare il firmware di bordo dei microcontrollori delle schede, che quindi va a pilotare i processi in real time di gestione delle banconote a bordo della macchina, e un reparto di progettazione del software che va a sviluppare tutti gli strumenti per che vanno dalla produzione all'utilizzo dei dispositivi fino alla gestione remota con piattaforme di remote management distribuite. A seguito abbiamo giusto un paio di slide per darvi un'idea delle persone e degli ambienti. Quello che si può notare è sulla linea produttiva abbiamo delle zone con protezioni ISD per le scariche elettrostatiche. Sono solo, diciamo, alcune immagini dell'azienda. Quello che noi cerchiamo a livello di azienda è di investire su giovani neolaureati, perché noi crediamo nella potenzialità di inserire nel contesto lavorativo delle persone con un punto di vista esterno, con un punto di vista diverso, che possano fornire un valore aggiunto nel processo di progettazione di nuove idee, ma anche di risoluzione di problemi complessi. Quindi chiunque viene inserito all'interno del contesto della ricerca e sviluppo viene, diciamo, al di là del quello che è chiaramente il periodo di affiancamento, viene da subito inserito nel vivo delle attività. Non c'è un periodo di definita manovalanza, ma sono persone da subito inserite all'interno dell'attività di progettazione di prodotti complessi. Per cui è importantissimo per noi il valore aggiunto, il contributo che viene dato da queste persone. Le caratteristiche per noi fondamentali per un nuovo membro della nostra ricerca e sviluppo è una buona dinamicità. Questa buona dinamicità cosa significa?
Significa non fermarsi alla prima idea, significa avere spirito di iniziativa e sapere presentare e difendere gli aspetti positivi delle proprie idee. Significa mettersi in gioco e avere voglia di imparare, perché in ricerca e sviluppo si arriva con un ottimo background scolastico, ma c'è un continuo studio delle tecnologie che si vanno a applicare ai prodotti e delle nuove metodologie da acquisire, da imparare negli anni. Diciamo che l'elevata innovazione dell'azienda non lascia spazio per annoiarsi. Diciamo che con questo io ho terminato la presentazione di Cima e sono a disposizione per eventuali domande. Ecco, perfetto. Grazie mille, dottora Bottoni, per la presentazione. Allora, dalla chat mi avevano chiesto qual è, se può avere, diciamo, un indirizzo email, se può dare un indirizzo email a cui inviare i CV, o qual è la vostra solita procedura, diciamo, per venire a cercare di proporsi per lavorare da voi. Ok, diciamo che partiamo dalla domanda più semplice, che è l'indirizzo email a cui mandare il curriculum vitae, che è info@cimaspa.it. Lo trovate anche sul sito. La nostra forma di cercare nuovo personale, al di là di presentare l'azienda in questi eventi che per noi sono molto importanti, ovviamente abbiamo una ricerca attiva su Alma Laurea che ci fornisce sempre ottimi riscontri, dopodiché spesso abbiamo contatti con i professori per tentare anche di vedere i ragazzi prima del periodo di laurea, anche portandoli a fare quelli che sono i tirocini formativi a scopo di tesi all'interno dell'azienda. Ecco, ottimo, perché ci avevano appena scritto dalla chat se era possibile svolgere un tirocinio in azienda e come vengono visti. No, sono visti molto bene, un'attività che noi portiamo avanti in maniera continuativa. Ovviamente, essendo un'azienda di dimensioni compatte, noi riusciamo a portare in azienda un numero limitato di tesisti in parallelo. Normalmente abbiamo uno, due tesisti. Lo scopo è sempre quello di portare all'interno a fare la tesi dei ragazzi con lo scopo di una successiva assunzione. Quindi tutti i progetti che vengono proposti sono progetti che non sono fine a se stessi, ma porteranno a un risultato non solo per il laureando, ma anche per l'azienda, e lo scopo finale del tirocinio non è il mero tirocinio, ma poi avere una persona da inserire all'interno dell'organico. Ecco, per insistere ancora su questa cosa che è molto interessante, ci chiedevano sostanzialmente quali sono le materie principali su cui voi, quando prima tu parlavi di professori a cui ti rivolgi per le persone, diciamo, tirocinanti, quali sono sostanzialmente queste materie, da che bacino pescate? Allora, diciamo che avendo una ricerca e sviluppo così multidisciplinare, gli ambiti sono veramente molteplici. Andiamo dall'ambito dell'ingegneria meccanica, dove abbiamo degli studi di progettazione della meccanica dei dispositivi, delle dinamiche, della componentistica all'interno dei dispositivi, fino allo studio dei materiali da utilizzare all'interno dei dispositivi, che non è una scelta banale. Passiamo all'ambito dell'ingegneria elettronica, dove si effettua la progettazione delle schede, quindi ci possono essere diverse tesi su quella che è l'elettronica delle schede, ma anche la sensoristica annessa poi per il riconoscimento delle banconote. Il terzo bacino è quello dell'ingegneria del software, dove copriamo diversi settori. Andiamo dal mondo più vicino all'automazione industriale, per cui il controllo dei processi in real time all'interno della macchina, passando a quella che è l'ingegneria del software, diciamo non bordo microcontrollore ma bordo PC, dove si pesca veramente su diversi ambiti, si va da big data a intelligenza artificiale piuttosto che sicurezza informatica, un altro aspetto di elevato interesse. Diciamo gli ambiti sono molteplici. Perfetto. Ti ringrazio per essere stato così puntuale nella risposta. E grazie a voi. Buon pomeriggio.
e vi ringrazio per la disponibilità. Grazie a tutti per l'attenzione. Arrivederci. Arrivederci.